Oggi a Palermo per una gara pubblica sul rilancio della città attraverso lo sport, una sua ricetta per rilanciare Palermo con lo sport. Ma diciamo che se avessi una ricetta sarei più felice. In realtà c'è una fotografia, una mappa da cui bisogna partire, che è una fotografia definitivamente cambiata dagli ultimi 2 anni che sono, speriamo, alle nostre spalle, almeno il peggio sia passato. Questi 2 anni hanno polverizzato un modello di gestione dello sport che è quello peraltro che esiste da quando esiste la Repubblica, ovvero di uno sport delegato quasi totalmente al denaro privato. Con denaro privato intendo il denaro degli sponsor, dei piccoli finanziatori, dei mecenati, ma prima fra tutti il denaro delle famiglie, che fondamentalmente è quello che permette ai propri figli e alle proprie figlie di fare attività sportiva e quindi alle società sportive di esistere. Parliamo delle attività di base? Sì, io chiaramente mi riferisco principalmente allo sport di base, che è quello che in questo momento è più in sofferenza rispetto a ciò che è capitato. Su quel mondo e su quel modello è caduto un meteorite. Si è verificata una situazione che non è reversibile, né deve esserlo, perché deve, al netto di tutto il disastro che la pandemia ha generato, deve essere l'occasione per costruire un modello nuovo, per cambiare veramente un paradigma. E per cambiare un paradigma io credo che ci sia un passo fondamentale, che è quello finalmente di interpretare lo sport come un diritto. Chiaramente se tu identifichi un diritto allo sport, quel diritto deve poter essere accessibile, fruibile da tutti i cittadini, diciamo indipendentemente dal loro talento, dalla loro età, dalla loro condizione. Parlare dello sport come ad esempio un diritto fondamentale, che è quello dell'istruzione, ad esempio. C'è un lavoro molto avanzato in questa sera porterò anche qualche buona notizia, perché diciamo è un'idea, è un progetto partito oltre 1 anno e mezzo fa, che adesso è atterrato finalmente alla Commissione degli Affari Costituzionali del Senato. E c'è un testo approvato all'unanimità da tutte le forze politiche per l'introduzione della parola sport nella nostra Costituzione. Questo testo, ovviamente, essendo approvato all'unanimità e condiviso da tutte le forze politiche, ha buona possibilità di farcela anche nei tempi che sono rimasti rispetto a questa legislatura. E io sottolineo, perché insomma su questa battaglia mi sono speso personalmente veramente tanto, ma sottolineo che non è una battaglia metaforica o simbolica. È veramente il tassello di un domino che, se innescato, esattamente come tu hai detto, determina che lo sport diventi un diritto come quello all'istruzione, come quello alla salute. La collocazione di questo testo oggi è relativa all'articolo 33, che quindi è proprio un ponte, no? Fra il 32, che è quello che definisce il diritto alla salute e alle cure mediche, e il 34, che è quello all'istruzione. Si aprono 2 grandi temi, perché come sappiamo lo sport ha dialogato poco. La virtù sta in mezzo, come si suol dire. Sì, poi è proprio un modo per poter dialogare, quindi con il mondo della scuola, chiaramente, in riferimento all'interazione con il diritto all'istruzione, e con quell'enorme, gigantesco e potenzialmente anche importantissimo dal punto di vista economico, mondo che riguarda lo sport come un farmaco, perché tale è. Al netto di tutti i grandi campioni, le grandi medaglie, le emozioni che abbiamo vissuto dall'estate scorsa fino ai giochi olimpici invernali, che è un mondo da cui io provengo, quindi figurati se non sono felice quando vedo le squadre nazionali o i grandi successi dello sport. Però esiste un mondo molto più ampio, che è quello che ha a che fare davvero in maniera svincolata, no? Dal talento, con la salute delle persone. Lei quindi si farà portavoce del mondo sportivo anche palermitano, siciliano, a livello nazionale. Problemi noi abbiamo, molteplici problemi a Palermo, come quelli dell'impiantistica, ma se non si ha una casa non si può praticare. Immagino che ci sia anche il problema dell'inclusione per far fare sport ai diversamente abili, e Palermo è carente anche in questo. Allora, innanzitutto il problema, diciamo, delle infrastrutture, sono sincero,
è un problema che riguarda l'Italia da Aosta a Lampedusa, nel senso è certamente un problema trasversale, figlio di un modello che è quello che dicevo prima, no? Perché se tu ovviamente diciamo non inneschi politiche pubbliche che abbiano la possibilità di interagire con il mondo del privato, che è quello che ha tenuto in piedi quel modello lì e che ovviamente dobbiamo ringraziare, cioè la rete associazionistica italiana nel complesso è una rete vivissima che ha fatto un lavoro gigantesco, molto spesso fondato sul volontariato, su tante persone che hanno dedicato proprio tempo e risorse anche personali a tenere in piedi quel modello. Ora è arrivato il momento di un modello nuovo e sul tema delle infrastrutture io dico due cose. La prima è che naturalmente, insomma, sappiamo, è in arrivo finalmente un discreto numero di milioni di euro che hanno due grandi obiettivi. Diciamo, il contributo complessivo del PNRR allo sport si divide in due tranche. Ci saranno 300 milioni a disposizione delle attività di ristrutturazione degli impianti sportivi scolastici, quindi riferito palestre degli istituti. Degli istituti scolastici, e anche lì ci saranno delle cose da sistemare, perché ovviamente non conosco nel dettaglio la situazione di Palermo, ma spesso nel paese questi luoghi, che in generale non sono straordinari, noi purtroppo non siamo, io ho avuto la fortuna di allenare per 6 anni in Finlandia, lì chi costruisce una scuola diciamo non ha dubbi sul fatto che la parte legata allo sport debba essere di eccellenza. Nel nostro paese non è stato così e non riusciremo a risolvere questa cosa in un arco breve. Non c'è la bacchetta magica. Però quantomeno, se lo sport diventerà un diritto anche costituzionale, come dicevo, i luoghi pubblici, come le palestre scolastiche, devono essere accessibili. Noi purtroppo ancora spessissimo verifichiamo che le palestre scolastiche non sempre vengono concesse, perché oggi esiste una norma che permette ai dirigenti scolastici di decidere, insomma, quanto aprire le palestre all'esterno. Ecco, io mi auguro che questo denaro che arriverà, che ha quella finalità, possa essere distribuito in maniera un pochino meritocratica a chi si impegna, usufruendo di quel denaro per migliorare la palestra della propria scuola, a chi si impegna poi a aprirla sul territorio alle realtà che operano lì e che ovviamente lo fanno in orario extracurricolare. La seconda tranche invece è una tranche più grossa, quantitativamente sono 700 milioni, che è un po', diciamo, riprende il modello del bando sport periferie, quindi ovviamente ci sarà, mi auguro, una bella progettualità, come è successo peraltro nelle altre situazioni del bando sport periferie, con un occhio particolare proprio per il sud e per la possibilità di costruire progetti sportivi che mettano al centro quei tre valori a cui ho fatto riferimento: quello culturale educativo, quello dell'inclusione, chiaramente hai citato, diciamo, i diversamente abili, ma è ovvio che inclusione è un termine molto ampio, certo. ci sta dentro anche una nuova e rinnovata accessibilità con parità di genere al mondo dello sport, ancora oggi, soprattutto nel management dello sport, la parità di genere è una chimera. Voglio dire, abbiamo anche un modello nazionale come quello del CONI, dove, come sapete, soltanto una di tutti i presidenti federali delle discipline riconosciute dal CONI è donna. Quindi c'è un tema di accessibilità, c'è un tema di genere, c'è un tema ovviamente di inclusione nel senso più tradizionale del termine. Non devo certamente spiegarlo a voi e qui che lo sport sia uno strumento privilegiato di dialogo e di inclusione. Dovrebbe essere un grimaldello lo sport. Diciamo che basta fare un giro in qualunque settore giovanile, di qualunque disciplina sportiva, per vedere un modello di società che è quello che desideriamo, dove ragazzi e ragazze di qualunque colore della pelle, di qualunque provenienza geografica, di qualunque stato sociale, di qualunque, diciamo, status economico, non si pongono neanche il problema di tutte queste premesse, si pongono il problema di passarsi la palla e fare un gol, un canestro, una schiacciata, eccetera. Quello è il modello di società a cui lo sport ovviamente vuole dare un'accelerata, no? Perché lo sport ha questa capacità di anticipare un po' dei modelli che arriveranno. E poi il terzo enorme valore, perdonami se ci ritorno, ma per me questo è proprio importante, che è il valore della salute, perché non è solo prevenzione quella che si può fare attraverso lo sport,
è proprio la possibilità di far risparmiare denaro al Servizio Sanitario Regionale. Non lo dico io, lo dicono non soltanto in attività di prevenzione che sono importanti, ma anche di attività con persone che hanno patologie in corso, come le persone con diabete, come i cardiopatici, come gli obesi, come le malattie che fanno riferimento, diciamo, per esempio alla depressione. Non è una mia opinione, ci sono migliaia di pagine di letteratura scientifica che dimostrano che il famoso euro investito in attività sportiva ne fanno risparmiare, a seconda delle patologie che ho citato, 3, 3,5, 4, 4,5 al Servizio Sanitario Regionale. Quindi è un tema economico anche, è per questo che servono politiche pubbliche, perché quel denaro risparmiato è un denaro risparmiato per tutelare un altro diritto fondamentale, che è quello alla salute.